stata subito a supporto di tutti per cominciare veramente a pensare completamente. Io non vado oltre e do la parola a Franco Canna, che è collegato, che è giornalista e direttore responsabile dell'Innovation Center, e quindi sicuramente sarà un contributo importante di inquadramento di tutta la misura. Non so se... Ci sono, buongiorno a tutti. Spero che mi... Non la sentiamo. Allora, spero che mi sentiate bene, io ho attivato microfono e webcam, spero che mi sentano bene anche quelli che sono collegati da casa. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, il mio intervento è un po' un'introduzione ai lavori tecnici che poi seguiranno e che andranno a spiegare il piano in tutta la sua, come dire, struttura dal punto di vista tecnico. È un'introduzione che... parte dal presupposto che occorre conoscere un po' la storia, che inizia a essere una storia importante di un anno e mezzo, di lavori che sono, diciamo, serviti per arrivare al punto di oggi. Capire questa storia aiuta sicuramente anche a comprendere il perché in alcuni frangenti, come avrete modo di vedere se non lo sapete già, questa misura si presenta un po' complessa, quantomeno negli aspetti procedurali. Allora, questa storia comincia nel novembre del 2022, quindi un anno e 8 mesi fa, qualcosina in più forse, e esattamente un mese dopo l'insediamento del nuovo governo, quando il nuovo ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, parla della necessità di rafforzare gli incentivi per il digitale. Perché lo fa? Perché a fine 2022 ci si avviava verso la conclusione del biennio d'oro del piano transizione 4.0, che era stato appunto per il biennio 21-22 finanziato con i fondi del PNRR, con delle aliquote naturalmente molto molto elevate. Da gennaio 2023 ci aspettava un dimezzamento delle aliquote sostanziale, e il governo si affrettava a dire che avrebbe voluto evitare questo dimezzamento. Addirittura a fine dicembre, proprio l'ultimo giorno dell'anno, Urso annunciava una possibile manovra di primavera nella quale avrebbe dovuto trovare, diciamo, posto un decreto imprese con dentro appunto il rilancio del piano transizione 4.0. Tutto questo si basava sul presupposto che c'era un avanzo, si parlava di una cifra intorno ai 4 miliardi, di risorse dei 13 miliardi di euro che erano stati messi per il piano nel 2021-2022 da parte del PNRR. Purtroppo poi, come sappiamo, la storia è andata in maniera un po' diversa, perché piano piano ci si è resi conto che di quelle risorse non era avanzato assolutamente nulla, e anzi l'Ufficio parlamentare del bilancio nell'aprile di quest'anno ha poi certificato che in realtà l'utilizzo di quelle risorse è andato ben oltre le cifre che erano state stanziate. A questo punto, stiamo parlando adesso di inizio 2023, iniziano le cosiddette interlocuzioni che il ministro Fitto avvia con la Commissione europea per cercare di trovare una soluzione alternativa al finanziamento, diciamo al rafforzamento degli incentivi. Questa fonte, diciamo, di finanziamento viene identificata nel piano Repower EU. Questo piano era stato previsto dalla Commissione europea in risposta alla crisi russo-ucraina, ed era un piano che nasce con una considerevole, diciamo, dotazione economica per affrancare, diciamo, l'Europa dalla dipendenza energetica chiaramente dalla Russia. Il piano transizione 4.0, si parlava ancora di quello, avrebbe quindi dovuto fare i conti con questo tipo di finanziamento, ma appunto tempo qualche mese, e a giugno si inizia a parlare di transizione 5.0. Adesso qui non ho il tempo di raccontarvi come si è arrivati a parlare del 5.0, sappiate soltanto che c'è un primo riferimento che risale al gennaio del 2020 da parte della Commissione europea, che è andata un po' a sistematizzare questo concetto considerando tre fondamentalmente pilastri
che sono la transizione green, ovviamente, quindi la sostenibilità lato ambientale, l'umanocentrismo e la resilienza, no? Transizione 5.0 però non è industria 5.0, transizione 5.0 è diciamo, l'equivalente di quello che nel frattempo, diciamo, in economia si cominciava a chiamare la transizione gemella, cioè il convergere della transizione digitale, cosiddetta transizione blu, e transizione verde. A luglio il governo fa quindi una proposta di revisione del PNRR che includa questo capitolo, diciamo, dedicato al RepowerEU con ingenti, diciamo, somme dedicate a questo piano Transizione 5.0. Ci vogliono però altri mesi per arrivare all'accordo con la Commissione che arriva nel novembre 2023 e finalmente all'ok del Consiglio europeo che è del dicembre del 2023. Ancora un paio di mesi e il 2 marzo 2024 assistiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 19, che è quello che appunto prevede, è la cosiddetta norma primaria, cioè la norma di riferimento, che prevede un po' la struttura di questo piano che oggi andremo a discutere. Non è però l'unico intervento a livello di norma primaria, perché nel frattempo succedono altre cose. In particolare, sempre a marzo interviene, questo lo dico perché è una nota importante, il decreto 39, che è quello che fondamentalmente ferma i crediti d'imposta per il Superbonus e per il piano Transizione 4.0, e che vedremo poi nel suo percorso di conversione. Prevederà anche alcuni tipi di correttivi alla normativa della transizione 5.0. A maggio, quindi, abbiamo le leggi di conversione che apportano sia del 19 che del 39, che apportano delle modifiche al decreto, fino ad arrivare a luglio con la legge di conversione del decreto coesione, che non c'entrava niente, che però prevede anche qui una piccola modifica al piano transizione 5.0. Ma del piano in tutto questo non abbiamo ancora l'operatività, perché chiaramente il decreto legge prevedeva la necessità di un decreto attuativo importante che avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dal 2 marzo. Hai la E strada, sì. in realtà soltanto a giugno cominciamo a vedere la prima bozza di questo decreto attuativo e a questo punto possiamo dire con felicità, perché insomma ci siamo arrivati, che il decreto è finalmente al vaglio della Corte dei Conti e ragionevolmente per la seconda metà della prossima settimana dovrebbe essere pubblicato sul sito del Ministero. Questo passaggio sarà fondamentale, e perché poi ci saranno altri due piccoli passaggi: un decreto direttoriale che aprirà la piattaforma del GSE necessaria a depositare le domande e l'emanazione di linee guida sotto forma di circolare ministeriale, che conterranno una prima parte che è una sistemazione un po' di tutto il corpus normativo dedicato all'industria 4.0 che si è accumulato nel corso degli anni, e una seconda parte dedicata appunto, curata dal GSE e dedicata appunto alla parte 5.0. Ora, fatta questa ricostruzione storica, che secondo me era fondamentale, facciamo una riflessione sul piano. Il piano nasce, l'abbiamo visto, con un'idea molto valida alla base, cioè con l'idea che il digitale è fattore abilitante per i percorsi di sostenibilità. L'errore qual è stato, se di errore si può parlare, è stato che poi nella trasformazione, diciamo, di questo principio in norma, si è partiti da un nesso causa-effetto molto diretto, e cioè l'idea che l'investimento nei beni degli allegati A e B del piano Transizione 4.0 fossero direttamente generatori di risparmio energetico, perché, come abbiamo visto, il piano RepowerEU è quello che finanzia il piano Transizione 5.0, e gli obiettivi sono quindi degli obiettivi in termini di risparmio di minori consumi energetici misurati in tonnellate equivalenti di petrolio. Questo è un po' un errore, perché in realtà il digitale abilita una serie di circoli virtuosi, diciamo, con la sostenibilità, ma non è vero in rapporto 1-1 che un nuovo macchinario consumi meno di un macchinario di qualche anno fa, per tante ragioni che non sta qui, non abbiamo il tempo di analizzare. Il secondo errore che si è fatto, è stato un errore, diciamo, duplice, e cioè, da un lato,
sono stati inizialmente del tutto esclusi, poi recuperati in parte, i settori energivori. Questo è stato, diciamo, in ossequio obbligatorio al regolamento che dispone il cosiddetto principio del DNSH, cioè non arrecare un danno significativo alle politiche per il raggiungimento degli obiettivi green dell'Unione Europea. Questo regolamento, diciamo, l'applicazione rigorosa di questo regolamento avrebbe escluso interi settori dall'applicazione del piano. E il secondo errore, quindi questo è un errore sui soggetti, il secondo errore è sulle merceologie, perché, come abbiamo detto, il vincolo di dover fare degli investimenti nei beni elencati nell'allegato A e B è un vincolo che taglia fuori tutta una serie di componentistica che in quanto tale non è prevista nell'allegato A in particolare, ma che rappresenta il principale, diciamo, driver di consumo energetico all'interno dell'industria. E mi riferisco a motori, compressori, pompe, tutta componentistica, come dicevo, che negli allegati A e B rientra soltanto nell'ambito delle operazioni di revamping, ma che non è prevista dalle merceologie specifico. Quindi alla fine si è fatto un po' un errore, io dico tafazziano per chi ricorda il personaggio, perché appunto nel momento in cui andiamo a indirizzare una riduzione dei consumi energetici, togliamo le imprese che consumano di più e i beni che consumano di più in azienda. Tuttavia, almeno per la parte del DNSH, come poi avrete modo di vedere dalle presentazioni che seguiranno, si è posto in parte rimedio con delle modifiche che diciamo si sono potute fare grazie a un accordo con l'Unione Europea. Un altro elemento rilevante che mi preme sottolineare è che mentre nella fase del piano Transizione 4.0 che è stata finanziata con il PNRR, il governo ha previsto un fondo complementare che serviva proprio a gestire tutti quei casi di difformità rispetto per esempio, al DNSH, a tutti, come dire, i rigori dei regolamenti europei. Nel caso della transizione 5.0 così non è. Per cui l'applicazione del regolamento, diciamo, europeo è molto rigorosa e questo ha delle conseguenze perché, come abbiamo, diciamo, già accennato, ma lo ripetiamo, diciamo, per maggiore sicurezza, il REPowerEU, il fondo REPowerEU è stato integrato per la parte Transizione 5.0 all'interno del PNRR nell'ambito di una nuova missione, la missione 7, per cui i destini, diciamo, del piano Transizione 5.0 sono ormai legati a doppio filo con quelli dell'intero PNRR, che ha degli obblighi di rendicontazione al 2026 e che quindi rendono improrogabile di fatto la misura agli anni successivi. Che cosa è successo nel frattempo nel mondo reale, in quest'arco di un anno e mezzo che abbiamo visto insieme? Vado molto veloce perché il tempo sta scadendo, quindi mi affretto un attimino. È successo che l'economia ha avuto una battuta, l'economia intendo quella industriale, ha avuto una battuta di arresto. È una battuta di arresto in parte, diciamo, fisiologica, perché chiaramente era stata spinta dagli incentivi molto forti del biennio PNRR, diciamo così, ma in parte anche a causa di una sorta di effetto attesa, diciamo così, che si è verificato proprio come vi ho raccontato da fine 2022. Quindi, con il decalage, il dimezzamento d'inizio 2023 e la promessa di riportare quelle aliquote di nuovo al 40%, le aziende hanno aspettato. Poi è arrivato il miraggio del piano transizione 5.0. Il risultato è che i dati di Federmacchine, che è l'associazione che raggruppa i costruttori di macchinari, beni strumentali, dicono che mentre nel 2022 la domanda nazionale è stata di 31,7 miliardi, nel 2024 sarà di 27,9 miliardi. Se guardiamo invece le macchine utensili, che sono una parte di questi macchinari, si passa dai 6,3 miliardi a 5,4 miliardi. Parliamo di domanda nazionale, quindi la somma delle consegne dei costruttori italiani sul mercato interno e delle importazioni. Oltre al fatturato c'è anche un crollo, perché di crollo si può parlare, degli ordinativi già nel 2023 e nella prima metà del 2024, il dato è della scorsa settimana, il calo degli ordinativi è stato valutato nel 17% del primo semestre, sullo stesso periodo dell'anno precedente. Infine c'è un tema che è quello della fiducia delle imprese, è un dato questo che ci arriva dall'Istat e fatta 100 una base che è stata resettata diciamo nel 2021,
A giugno 2024 l'indice di fiducia delle imprese del settore manifatturiere tocca il minimo storico con 86,8. Ora, l'abbiamo visto, il calo non è imputabile unicamente al piano transizione 5.0, però indubbiamente in una situazione del genere un contributo, diciamo, dell'effetto attesa c'è stato. Adesso le associazioni di categoria chiedono naturalmente di far presto e di entrare subito a regime con le disposizioni e iniziano a chiedere una proroga del piano. Però, come abbiamo visto, la proroga del piano si potrà avere soltanto all'interno magari di una più generale proroga del PNRR, della quale si inizierà a discutere verosimilmente nella seconda metà del 2025 e assolutamente senza nessun tipo di garanzia. Beh, allora io da parte mia mi fermerei perché temo di aver sforato un po' sui tempi. Solo un'ultima nota che volevo dare era una nota, diciamo, al governo, perché effettivamente va detto che non era una sfida semplice quella di buttare giù un piano che mettesse a terra 6 miliardi e 300 milioni di euro per un uso in un periodo così ristretto. Il rischio era, da un lato, che se il piano fosse stato troppo, diciamo, semplice, le risorse sarebbero finite tutte il primo giorno, e il rischio contrario è che le risorse invece non venissero utilizzate se il piano era troppo complicato. Quindi si è trattata di un'operazione adesso di, diciamo, alchimia normativa che il governo ha cercato di fare per cercare di trovare il giusto compromesso. E nei prossimi mesi, con l'apertura della piattaforma, vedremo se questo equilibrio con le aperture e le chiusure progressive che ci sono state nel decreto legge e nei decreti attuativi saranno riusciti in questo compito. Grazie. Tanto caldo perché assolutamente è un piacere ascoltarlo. Adesso non so se c'è qualche problema con la regia e passerei la parola un po' per andare a inquadrare la misura al team di Tirolo 2.0 che in particolare l'ufficio di Corporate Finance per addentrarci meglio. E do la parola ad Alessandro Rigore e Silvia Mangiarini. Grazie. Grazie. Allora, prima di tutto cercherei se mi riesco a accendere il microfono perché mi sento. Peccato che mi vedi si sentiva, ma penso che la sei detto. Adesso è tutto perfetto, grazie. Allora, sto dicendo che prima di tutto piacere essere qui. Non si sente nulla. Cercheremo magari di velocizzare e non sovrapporre quello che è stato l'intervento del dottor che diciamo così alcune nostre riflessioni. Se posso procedere, quindi tralascerei tutta la parte introduttiva, se siete d'accordo, per andare direttamente su questo slide, che per noi rappresenta un po', diciamo così, un faro per comprendere con una visione dall'alto di fatto quello che è il piano di transizione. Come indicato, i beneficiari di questa opportunità, perché è un'opportunità su quale magari ci parla qualche lembra più rispetto al dottor Gamma sulla reale capacità fare deployment, quindi di scaricare effettivamente, di utilizzare tutto questo denaro poi potete vedere. I beneficiari di questa opportunità sono tutte le imprese, anche le imprese, poi vedrete nel dettaglio cosa vuol dire concettualmente di nuova costituzione. Sono tutte le imprese che hanno il piacere di portare a termine un processo di investimento. Un processo di investimento che su asset che sono inclusi nell'allegato A e B del piano di transizione 4.0. Quindi c'è una stretta connessione, ancorché questa stretta connessione, se inizialmente si poteva pensare che generasse anche una cumulatività della circolazione, poi vedremo che non rende cumulabile il piano di transizione con i benefici del piano 4.0. Quindi,
dovrebbero essere investimenti, detto inclusi, ma legato alla B, possono essere costi relativi alla formazione, ovviamente di tutto il personale che dà la sua opportunità nell'implementare il piano stesso, e devono essere, possono essere anche investimenti in beni nuovi per l'alto consumo di energia, escluso tutto il mondo delle biomasse, e anche per la conservazione della stessa. Faccio solo una parentesi, perché ci siamo trovati in questi mesi più di volte davanti alla domanda o all'affermazione: bene, così acquisto l'impianto fotovoltaico e ho risolto i problemi. No, l'impianto fotovoltaico è un investimento in atto e non parente, perché è il piano di transizione. Questo, perdonate, ci ho detto subito, ma è un tema che, diciamo così, forse uno dei più sensibili al pubblico e distinto industriale. L'altra metà di funzione è una novità semplice, attraverso appunto l'F24 e compensazione, tanto nell'esercizio 2024 per quei pochi riusciranno velocemente a implementarlo, quanto al termine per l'esercizio 25, e comunque non più di 5 rate, qualora non possa essere usufruito tutto l'esercizio 25 in compensazione. Come dicevo in premessa, non è cumulabile né tanto con il credito di imposta del piano 4.0 né con la ZES. Quindi questo framework iniziale inizia, penso e spero, a darvi una, diciamo così, un'evidenza del contesto in cui si vuole. Contesto che in realtà può generare effettivamente un significativo credito di imposta a condizione che l'entità dell'investimento, come vedete nella tabella, non sia particolarmente rilevante, quindi sia nella prima fascia. Scusi, non si sente nulla, si sente malissimo da online. Conferme. Sì, infatti. Buono. Un attimo solo, che magari forse così non chiaro. Ha legato al microfono, perché non si sa. Forse quel microfono lì funziona. Stanno fatto più meglio con i microfoni che sono stati attivati. Anche la mia forse è un'altra. La mia collegata prima la prova da di là, lei sente. Non so perché la casa mi riesce a sentire. Tecnico da qui a casa. Da parte nostra non vedo. L'entità del beneficio del piano di transizione 4.5.0, chiedo perdono, è rilevante tanto più l'investimento contenuto, e quindi all'interno di questa tabella ne prendiamo evidenza della prima fascia, tanto più è rilevante il risparmio energetico. Quindi sicuramente per tutti quegli interventi rivolti non investire cifre significativamente rilevanti, ovvero generare risparmi quanto più rilevanti, l'entità del credito e quindi della manovra ha più senso. Quindi apparentemente potrebbe pensare che il beneficiario, diciamo così, implicitamente possa essere la cioè l'impresa che. Grazie. Forse così va meglio, ragazzi. Quindi l'impresa che magari non ha nessuna necessità di fare grandi investimenti, quindi di importo contenuto e magari macchinari non particolarmente evoluti, e quindi che riesca a fare un salto.
come vedremo poc'anzi, in realtà anche questa overview della criticità e dei rischi ci pone al punto 5 una domanda: se non ci sia un rischio di esclusione delle PMI da beneficiare di questa iniziativa. Perché parlo solo di rischio? Semplicemente perché le attività burocratiche connesse all'ottenimento del beneficio in termini documentali, in termini di tempistica, in termini di quantificazione del risparmio energetico, devono necessariamente essere correlate con lo sforzo, quindi con l'impegno, con l'effort che l'impresa intende mettere in campo. E normalmente nel PMI magari non ci sono tutte queste risorse, non solo economiche, ma umane, che permettono un'implementazione così tempestiva come dovrebbe essere se si vuole effettivamente catturare questo potenziale. Quindi, partendo dalla prima criticità che noi vediamo, cioè quindi la correlazione tra l'investimento e il risparmio energetico stesso, ancora oggi vi sono dei punti che dovranno essere chiariti con le varie circolari sulle modalità di calcolo del risparmio stesso, ovvero dei consumi. Altro tema, tutto quello delle tempistiche. Noi siamo qui quest'oggi, siamo di fatto ormai a fine luglio, poi avremo qualche giorno di pausa ferragostiana, quindi vuol dire che ci proiettiamo a fine agosto, inizio di settembre, e davanti a noi abbiamo un orizzonte temporale di 16 mesi. 16 mesi, implementare tutto il percorso non è così semplice sul presupposto che c'è un tema di risorse, perché credo che noi sappiamo che le risorse necessitano di una prenotazione, giusto? Quindi necessitano di attività prodromiche all'investimento stesso e ci sono anche le necessità implicite di evadere gli ordini, fare gli ordini e quindi versare finanziariamente delle somme di denaro per questi ordini che devono essere almeno nella misura del 20%. E anche qui, a nostro modo di vedere, si espone anche un'altra criticità, cioè in un particolare momento storico come questo, dove il credito alle imprese che il sistema finanziario mette a disposizione assume luce e ombre in virtù di meriti creditizi, di rating, sempre più a beneficio di aziende super trasformanti e di tutte le altre, una difficoltà a cogliere credito. Un'altra criticità che non vediamo è se esistono delle fonti di finanziamento utili per perfezionare gli ordini e i saldi degli ordini. Quindi è un percorso in tutti gli stati, non banale. Quindi il nostro suggerimento, tanto adesso quanto a conclusione di questo lavoro, deve essere quello di velocizzare quanto più possibile i processi, anche se uno non li conclude, ma inizia a aprire vari piccoli cantieri su ogni item qui esposto, e dall'altro lato di farsi assistere oggettivamente da professionisti che possono, dalle organizzazioni che possono dare un contributo, ma perché ne vedono tante, perché ci vuole una massa di informazioni da gestire quanto più velocemente. Lascerei a questo punto la parola alla collega Silvia, che potrà adesso invece fare vari approfondimenti su tutto quello che vi ho anticipato in linea generale. Grazie. Sento un momento se non parliamo con il microfono, se magari ci alziamo in piedi. Allora, io mi alzo in piedi, perfetto, mi metto lì posto. Okay. Quindi almeno mi... Eccoci qua. Allora, entriamo un po' nel tempo della spiegazione. Come appunto diceva prima, Alessandro, come diceva ancora prima il dottor Canna, sono ammissibili tutte le imprese, di qualunque settore, qualunque giuridica, dimensione, regime fiscale, che facciano un progetto di innovazione. Dopo
dopo andremo a vedere che cosa vuol dire progetto innovazione, perché appunto si dice investimento trainato, investimento trainante, cosa posso fare, cosa non posso fare. Ovviamente in questo caso io devo andare a fare un investimento che mi porta a una riduzione dei consumi energetici dell'azienda o del processo. Poi su questo aspetto magari l'ingegner Cancarini entrerà un po' più nel merito rispetto a che cosa vuol dire il processo produttivo e tutto quanto, perché anche lì ci sono tutta una serie, diciamo così, di non ancora definizioni. Perché noi stiamo parlando e stiamo facendo questo webinar con, premetto, delle bozze di decreti che non sono ancora ufficiali. L'unico decreto ufficiale è ancora quello di marzo, per cui è ancora il primissimo. C'è stata una bozza che è circolata il 10 di giugno su LinkedIn, su tutti i siti possibili e immaginabili, dove ci sono ancora degli ulteriori cambiamenti. Sono stati fatti ancora dei cambiamenti che dopo li vediamo. Come diceva appunto il dottor Canna, sono ammissibili tutte le imprese, però ci sono delle limitazioni. Perché ovviamente, essendo fondi del PNRR, non possono, come si dice appunto il PNFH, non possono arrecare danno all'ambiente. Per cui cosa significa? Che tutte le aziende che considerate appunto che fanno nell'ambito dello scambio delle quote di emissioni, tutte le discariche di rifiuti, inceneritori, eccetera, tutte quelle aziende che producono delle sostanze inquinanti, anche lì avrebbero avuto delle limitazioni. Con una trattativa, appunto, come diceva il dottor Canna, con la Commissione europea, si è arrivati, diciamo così, ad inserire qualcosa. Tra questi, appunto, ci sono le attività direttamente connesse ai combustibili fossili. In questo caso, io vi farei notare la frase che dice: tuttavia, l'acquisto di tali beni, che sono macchine, mobili, non stradali, veicoli forestali, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, però tuttavia l'acquisto di questi beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo stage 1, che significa veicolo che ha 20 anni, a un veicolo che ha un motore di stage 5, e quindi bisogna capire la convenienza ovviamente del cambio di questi macchinari. L'altra cosa, appunto, sono stati reintrodotti, diciamo così, le attività che rientrano nell'ambito del sistema delle scambio delle quote di emissioni e le attività che rientrano nel piano di monitoraggio, sempre delle emissioni. Anche in questo caso, ve lo leggo perché è veramente una cosa un po'... perché dice: a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra, previste al completamento del progetto di innovazione, sempre legato al progetto di innovazione, siano inferiori alle emissioni verificate nell'esercizio precedente all'avvio del medesimo progetto. E poi dice però, qualora l'attività di innovazione porta ad emissioni che non hanno significativamente delle emissioni, a quel punto lo devo continuare, ma quello motivo non si sa. Per cui stiamo aspettando le circolari del GSE, piuttosto che i decreti attuativi, per capire come poi effettivamente andare a verificare e a capire come verranno e come dovrò motivare questo. Un'altra cosa importante è che è stata sempre reintrodotta dopo l'accordo con la Commissione europea, è che io posso inserire, sono ammissibili quelle attività di produzione di rifiuti speciali, di inceneritori e di impianti di trattamento meccanico biologico, purché però questi impianti non creino un aumento della produzione dei rifiuti e soprattutto devono essere impianti esistenti, non devono andare a creare dei nuovi impianti di produzione dei rifiuti speciali. Altra cosa, sempre stata reintrodotta con questo accordo con la Commissione europea, è quelle attività nei cui processi produttivi vengono generate delle sostanze inquinanti. Anche in questo caso non devo aumentare più del 50% le sostanze inquinanti che andavo a produrre precedentemente.
Lo stanziamento delle risorse. Sullo stanziamento delle risorse sì, si sanno, sono 6 miliardi e 3 da spendere entro il 31-12-2025, perché appunto, come si diceva prima, essendo dei fondi del PNRR, vanno fatti entro il 36-2026, per cui c'è, cioè, o come diceva il dottor Canna, si ha una proroga anche del PNRR. Se non c'è la proroga del PNRR, molto probabilmente neanche ci sarà la proroga del piano nazionale transizione 5.0. L'altra cosa appunto che diceva anche il dottor Rivolta è che io posso fare investimenti per singolo anno di 50 milioni di euro. Quindi vuol dire che nel 2024 io posso sostenere un investimento di 50 milioni di euro e nel 2025 altri 50 milioni di euro. Ovviamente a quel punto però io dovrò andare a comunicare, a fare tutta una serie di comunicazioni ex ante ex post, poi vedremo con il dottor Venturi, tutte le comunicazioni dovrò fare entro il 28-2-2026. Quindi io devo chiudere l'investimento per forza entro il 28-2026 con la comunicazione ex post. Queste sono le date invece fondamentali. Allora, dopo tutta una serie di verifiche, trattative, eccetera, eccetera, alla fine si è stabilito che la data di avvio dell'investimento è il 1 gennaio 2024. Per data di avvio dell'investimento si intende la data del primo documento, il primo impegno, diciamo così, che rende irreversibile l'investimento stesso. Per cui se io ho fatto un ordine nel 2023 non posso presentare il piano transizione 5.0, perché in realtà è un investimento che io ho iniziato e quindi ho un documento prima del 1 gennaio 2024. Sulla data di conclusione vanno considerate tre date fondamentali. Perché? Perché l'investimento, il progetto di innovazione, può essere composto da investimenti che sono i cosiddetti investimenti trainanti, che sono quelli che sono quelli previsti nell'allegato A e nell'allegato B della risultanza, cioè quelli dell'industria 4.0. Però gli non si sente più su Teams. Non si sente più niente. Non si sente. Non si sente più nulla. Parliamo tra noi. Non va la chat. Il computer fonte qual è quello lì? No, il microfono del computer, veniamo qui a parlare, quindi si sente di adesso si sentirà. Provo a spegnerli e accenderle. Spengo e riaccendo. Mi sento adesso. Adesso si sente. Provate. Sentite adesso? Sentite. Adesso si sente, provate a parlare. Perfetto. Ok. No, vi stavo dicendo appunto che la data di conclusione degli investimenti dell'allegato A e dell'allegato B è la data del passaggio di proprietà dal fornitore al cliente. E quindi è capitato su diversi contratti che la data del passaggio di proprietà potesse essere la data di consegna, potesse essere c'era una fideiussione, lo svincolo della fideiussione, può essere estate, cioè ci sono tutta una serie di date di conclusione, però ci deve essere il passaggio di proprietà, questo è proprio fondamentale.
La seconda data di conclusione invece è quella prevista per i cosiddetti investimenti finalizzati all'autoproduzione, i cosiddetti investimenti trainati, che sono appunto gli impianti fotovoltaici piuttosto che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo caso si tratta della data di fine lavori, e per data di fine lavori si intende la data di messa in funzione e non la data dell'allacciamento. Perché? Dalla data della messa in funzione. Questo perché? Perché inizialmente era la data dell'allacciamento, però siccome dalla data della messa in funzione alla data dell'allacciamento c'è un periodo, per restringere, diciamo così, sempre di più i tempi, si è dato la possibilità della messa in funzione dell'impianto fotovoltaico, dell'impianto di autoproduzione di energia, purché abbia tutti gli accessori per l'allacciamento poi, per cui la messa in funzione è là alla fine dei lavori. La terza data invece è la data dell'attività di formazione, sempre anche in questo caso attività trainata e non trainante. In questo caso è la data del rilascio dell'attestato finale del risultato dell'esame che io faccio. Anche in questo caso dovrebbe esserci una modifica che qui io non ho riportato perché non c'è ancora niente di ufficiale. Ma dovrebbe essere invece che la data dell'attestato la data in cui è stato sostenuto il corso di formazione per, che dopo andremo a vedere di che cosa si tratta. Di tutte queste tre date, per dire che ho chiuso l'investimento, che ho chiuso il progetto, devo considerare la data l'ultima data, per cui se l'ultima data è quella dell'investimento in beni materiali, ma ho già fatto la formazione, ho già fatto la messa in funzione del sistema di autoproduzione di energia, devo considerare gli investimenti in beni strumenti, la data di conclusione degli investimenti in beni IT. Se invece faccio la formazione, è la formazione, per cui in realtà è un po' complicata la cosa, diciamo. Gli investimenti sono quelli che rientrano nell'allegato A e nell'allegato B della legge di bilancio, che conoscete tutti molto, molto bene, che devono essere interconnessi al sistema aziendale, che devono essere inseriti nel progetto e nel programma di innovazione, e che devono portare questi investimenti, non anche il sistema fotovoltaico, ma questi investimenti, cioè investimenti trainanti, devono portare alla riduzione dei consumi o del 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% invece sul processo interessato all'investimento. Su questo poi non entro nel merito perché lascio poi la parola all'ingegnere. Per cui cioè, diciamo così, che io quando vado a fare una valutazione degli investimenti A e B che rientrano in questi allegati, devo anche andare a considerare che devo avere una soglia minima, cioè minima, almeno del 3% dei consumi energetici della struttura produttiva, del 5% del processo produttivo, perché se no sotto quella non prendo l'incentivo. Per cui viene da dire che molto probabilmente è utile avere una soglia un pelino più alta, in modo tale che se poi vado a fare la comunicazione ex post, e la comunicazione ex post mi dice che invece ho una riduzione dei consumi energetici un po' più bassa, o comunque un'agevolazione. Questi sistemi di autoconsumo ed autoproduzione sono investimenti trainati. Scusate se vado su questa sottolineatura, ma veramente sono investimenti trainati, e soprattutto hanno messo una clausola che gli investimenti fotovoltaici, gli impianti fotovoltaici, devono avere i pannelli che devono essere prodotti per forza all'interno dell'Unione Europea e che devono avere un minimo di efficienza del 21,5%. Più alta è l'efficienza, più io ho una base di calcolo del mio credito d'imposta che varia da 100, diciamo così, è la base di calcolo per i pannelli di efficienza 21,5. Se io ho pannelli di efficienza 23,5, parto dalla base di calcolo di 120 e non la 100. Se invece ho un'efficienza del 24%, ho una base di calcolo di 140. Allora, i pannelli con l'efficienza 21,5, 23,5
ci sono già sul mercato. Ci saranno delle difficoltà nell'averli perché tutti vorranno, quelli invece del coefficienza 24 è probabile che siano disponibili nella prima metà del 25. Anche qui formazione che deve essere finalizzata sia alla transizione energetica ma anche alla transizione digitale, che prevede un limite di investimenti, un limite del 10% sugli investimenti che sono effettivamente, che sono stati effettuati nei beni strumentali allegato A e allegato B, con un massimo di credito di 300.000 euro. Anche in questo caso le spese ovviamente devono essere erogate da enti di formazione che sono accreditati presso il Ministero, quindi devono esserci delle strutture che poi erogano queste formazioni, questa formazione, e nella bozza del decreto che è uscito, in realtà appunto viene specificato come deve essere fatta la formazione, cioè devono avere almeno 12 ore, la formazione deve essere fatta almeno di 12 ore e deve includere 4 ore di modulo legato alla transizione energetica e tutto ciò che riguarda l'energia, e un modulo invece di 4 ore che riguarda tutta la parte digitale, cyber security, business intelligence, intelligenza artificiale, machine learning, che è come se avessero reintrodotto la formazione 4.0 con un'aggiunta in più, che è quella dell'efficienza energetica. L'agevolazione l'avete, cioè mi sembra che qui non è cambiato niente rispetto ai vari decreti e alle varie bozze. Quindi l'agevolazione consiste appunto in un credito d'imposta che varia dal 35% fino al 5% per delle riduzioni, appunto, che vedete lì, del 3% o del 5%, e poi a salire ovviamente più è alto, più sono alti, le riduzioni dei consumi energetici sulla struttura produttiva o sul processo produttivo, più è alto il credito d'imposta che io vado a ricevere. Come nella 4.0 va a scaglioni. La differenza con la 4.0 è che in realtà l'ultimo scaglione è stato aumentato, perché nella 4.0 lo scaglione era da 10 a 20 milioni di euro, invece qui lo scaglione è da 10 a 50 milioni di euro. Quindi qui ovviamente la riduzione, le riduzioni sono più alte e l'incentivo diventa molto più elevato, molto più interessante. E come diceva prima il dottor Livorta, il piano transizione 5.0 non è cumulabile con il piano transizione 4.0 e non è cumulabile neanche con il credito d'imposta ZES, che è quello delle aree del Mezzogiorno. Perché non è cumulabile? Allora, l'accumulabilità con il credito di imposta 4.0 è perché parte, il piano transizione 5.0 parte da un investimento 4.0. Sulla ZES è perché in realtà andrebbe addirittura ad essere l'incentivo più alto ancora rispetto all'investimento che l'azienda fa. Cioè l'azienda fa un investimento di 100.000 euro e questo sulle aree del sud. E l'azienda fa un investimento nelle aree del sud di 100.000 euro e rischia di avere un incentivo di 110, per cui come è avvenuto questo io ho finito, non so se ci sono, vabbè, poi vediamo. Sì, poi lasciamo un po' le domande alla fine, se siete d'accordo. La situazione, come potete immaginare, è complessa. Anche noi, al di là delle varie associazioni, vi invitiamo a contattarci, nel senso che noi ci stiamo pensando anche con dei fogli di simulazione, anche perché oggi in qualche modo lo esploriamo, ma andiamo avanti nella
l'esservi vicini anche in una situazione one to one dove si condividono anche noi dei fogli di assicurazione che abbiamo cominciato a impostare per poi fare un po' i calcoli della serva e cominciare a vedere più tanti dei numeri da capire. Io adesso lascio la parola all'ingegner Santarini proprio per addentrarsi negli aspetti più tecnici dritti verticalmente e lascio la parola. Buongiorno, grazie a tutti. Cercherò di essere abbastanza veloce e non entrare troppo nei dettagli tecnici, ma di evidenziare le criticità, le problematiche che ci sono in questa nuova domanda. Ho preparato una presentazione di confronto tra la 4 e la 5, un po' perché penso che la 4 sia abbastanza familiare, un po' anche perché è parzialmente inclusa nella 5 per quanto riguarda i requisiti tecnici, e quindi farò un po' un confronto tra le due, evidenziando poi in particolare sulla 5 gli aspetti critici, gli aspetti tecnici, sorvolando un po' sulla parte procedurale amministrativa che già insomma stata parzialmente completata da detto. Quindi sulla sinistra trovate la 4 e sulla destra trovate la 5. Quindi la 4, come sapete, copre sempre i famosi 20 degli allegati A e B con un beneficio che va dal 5 al 20% a seconda degli scaglioni. La 5 invece comprende ulteriori beni che chiamiamo trainati in omaggio a per non dire al super bonus, che ha coniato questa idea del trainamento dell'edificio, ma come abbiamo detto, questi beni devono anche conseguire un risparmio energetico o della struttura produttiva o dei processi interessati all'investimento. Magari vediamo più nel dettaglio cosa si intende per struttura produttiva o processo. L'abbinamento quindi può essere con beni per autoproduzione o stoccaggio di energia, quindi pensiamo al fotovoltaico, ma c'è il solo fotovoltaico, c'è l'eolico, c'è l'idroelettrico, perché riesce a mettere in piedi un impianto idroelettrico, anche considerate le tempistiche, in generale comunque tutta la produzione di energia da fonti rinnovabili, e anche lo stoccaggio. Lo stoccaggio in questo momento non è particolarmente conveniente economicamente nel conto del prezzo di energia, però con l'eccesso di batterie perché ci sarà nel prossimo anno legato alla mancata crescita dell'automobile elettrica, probabilmente anche i costi di sistemi di stoccaggio diminuiranno significativamente. Quindi è buono che sia possa essere incluso. Questi beni in abbinamento possono ottenere lo stesso beneficio fiscale del bene principale, quindi quello legato quindi alla percentuale di risparmio energetico. Le spese di formazione del personale fino a un massimo di 100-300.000 euro. Questo sì, è sicuramente una formazione importantissima, non è che sia un gran beneficio perché ci sono tantissimi incentivi di vario tipo che danno anche di più di queste percentuali sulla formazione. Hanno introdotto una serie di vincoli, corsi di 12 ore, ci vuole un esame finale, quattro ore sulla digitalizzazione, un po' di fronzoli, ma diciamo sulla formazione ci sono tanti altri strumenti fuori dalla 5.0 che possono essere secondo me più agevolmente utilizzati senza entrare in questa complessità burocratica. Devo alzare? Sì, mi avvicino al microfono. Scusatemi un po' giù la voce in questi giorni. Oltre a questo, per le PMI sono state, visto la complessità delle certificazioni che vanno, che sono imposte anche dal fatto che si utilizza la normativa europea, sono state introdotte un beneficio fino a un massimo di 10.000 euro per le spese di certificazione ex ante, ex post, e anche per la certificazione contabile, per chi non ha i revisori che fanno la certificazione della contabilità, delle spese, eccetera, eccetera, c'è una possibile beneficio fino a 5.000 euro per le piccole imprese. Infine, un aspetto non indifferente, sicuramente andava anticipato prima della 5.0, però insomma tardivamente l'hanno incluso, mentre sulla transizione 4.0 erano inclusi i sistemi come beni materiali di controllo, di monitoraggio e di gestione dell'energia, qui parliamo di software. Nel caso della 5.0 hanno incluso anche tutte le apparecchiature, quindi l'hardware, i sistemi che si collegano ai macchinari e che poi si collegano in rete, eventuale integrazione anche con i sistemi gestionali, anche se hanno dato una definizione di sistema di gestione di impresa che è estremamente vaga, ma se vogliamo andare poi, perché arriviamo, si spera prima o poi, andare nel senso della normativa, il concetto è che attraverso questo incentivo un'azienda può mettere in atto un sistema di monitoraggio macchina per macchina o area per area di sistema di energia e anche collegare questi rilevamenti, per esempio, al sistema gestionale per rilevare il costo energetico di trasformazione del prodotto,
e non molti fanno, i sistemi gestionali ormai, molti, almeno quelli che conosco, sono anche interagito un pochino negli scorsi mesi, hanno introdotto dei moduli specifici di rilevamento dei consumi energetici per poterli consultivare per unità di prodotto. È anche vero che non è un'esigenza impellente della maggior parte delle aziende, perché i costi energetici di trasformazione, che facciamo stare acciaio di diciamo gli energivori, che poi tra l'altro erano stati esclusi da tutto il discorso di NSH, non è che l'incidenza del costo energetico per unità di prodotto sia eccezionale e percentuale, però soprattutto non si sa in futuro come possa andare. In ogni caso, se si vuole avere degli obiettivi più concreti di riduzione dei costi e di usufruire di futuri incentivi di riduzione dei costi di produzione, cominciare a misurarli è una cosa necessaria. Sarebbe stato interessante saperlo un anno prima, perché questa normativa fa riferimento, poi lo vedremo, sempre ai consumi dell'anno precedente a parità di volumi prodotti, che è una misura che pochissime imprese hanno. Questo è il processo, cioè in linea di energia, sicuramente hanno delle misure, le aziende manifatturiere che hanno, so, la produzione meccanica o vari tipi di prodotti, difficilmente riusciranno a risalire ai costi di produzione, cioè scusate, ai consumi energetici per unità di prodotto a parità di mix dell'anno precedente, che è la base di riferimento su cui si misura questo risparmio energetico. Vado un pochino più veloce. Ecco, vabbè, sul tipo di la finestra temporale, la 4.0 arriva fino a giugno 26, se c'è la prenotazione, la 5.0 arriva fino a 2025, o poco oltre. Il problema è che poi bisogna concludere anche, mentre nel caso della 4.0 basta la consegna del bene per trasferimento della proprietà, nella 5.0 bisogna concludere tutta la procedura, perizie, caricamento dei dati e quant'altro, quindi è sicuramente come scadenza. Di compatibilità ne abbiamo già parlato, quindi transizione, le due norme sono alternative, a mio parere sono tutte e due valide, perché hanno ovviamente caratteristiche che stiamo vedendo abbastanza diverse, quindi non è una non lascia indietro la 4. E sulle attività NSH abbiamo già parlato, anche qua è stato fatto un aggiustamento per cercare di girare intorno alle regole europee, che creerà anche vari tipi di problemi in fase di accertamento, perché le misure, già misura a certificarsi come non di NSH non è una procedura facile, se vedete le guide di autovalutazione sono anche molto costose tra l'altro, e comunque fare misure sulle emissioni di CO2 a parità di volumi produttivi, che non siano ridotte, non è una presa da poco. È buono che abbiano introdotto ovviamente anche imprese che hanno dato consumo energetico, sono quelli che poi danno i risparmi energetici maggiori. Il principio è buono, come li hanno introdotte con questi, diciamo, slalom intorno alla normativa, sicuramente creerà problemi di accertamento. La compatibilità l'abbiamo vista, sostanzialmente dove non c'è esplicita incompatibilità, le norme sono compatibili con altre, quindi la salvatina in primis, che dà un vantaggio comunque più o meno al 10% per abbattimento dei costi di interessi, e per la compatibilità con la normativa bisogna utilizzare, vabbè, la regolamentazione UE, quindi bisogna tenere conto ovviamente non si può superare il costo del bene, bisogna tenere conto anche dei vantaggi di IRES e IRAP che sono considerati di benefici a tutti gli effetti nel fare questi calcoli. Sono questioni, insomma, tecniche dal mio punto di vista. Da altri vincoli importanti, non si possono cedere i beni per 3 anni nel caso della 4.0, e bisogna conservare le caratteristiche 4.0. Nel caso della 5 non si possono trasferire o cedere i beni per 5 anni, non si può cedere il credito neanche nel consolidato fiscale, questo per la 4 invece credo che sia possibile se non hanno cambiato recentemente, e poi si può avere un solo progetto di doppia struttura produttiva. Questo è anche questo. Diciamo, viste le tempistiche, non credo che ci saranno tanti che vogliono fare tanti di progetti, ma se uno ha più progetti magari sfasati nel tempo, ecco, hanno una limite, questa è sicuramente una limitazione di cui tenere conto. Questo ve lo faccio vedere non tanto per entrare nel dettaglio. Quello qui è ordinato per scaglione di investimento, c'è l'altra slide ordinata invece per percentuale. Quello che volevo farvi notare è che in alcuni casi, cioè per esempio in uno scaglione tra 10 e 20 milioni, è chiaro che scaglioni precedenti no, ma nello scaglione di 10-20 milioni le percentuali sono uguali, quindi più grande l'investimento più la differenza tra il 4.0 e il 5.0 cambia, chiaramente se poi uno sale sopra i 20 milioni c'è di vantaggio. Quindi quello che io consiglio è questa, la stessa visione in funzione del risparmio energetico, non ci sono grandissime differenze, quindi bisogna tenerne conto al momento che uno fa la scelta.
Io quello che consiglio è di fare una simulazione anche combinando in questo momento, siccome sono indipendenti, uno può, diciamo, può vedere che cosa può fare in termini di risparmio energetico, in base anche al piano di investimenti generali dei macchinari, che posso essere almeno 4.0, e cercare di disegnare i progetti in modo da ottenere il massimo beneficio fiscale e possibilmente anche la maggiore semplicità. Quindi una simulazione è opportuna. Vediamo un attimino velocemente i processi. 4.0, tanto vado molto veloce, 4.0 era abbastanza semplice, hanno introdotto queste comunicazioni iniziali finali al GSE, che c'erano anche prima con i moduli di completamento, li hanno digitalizzati. La 5.0, come abbiamo visto, è più complessa, poi magari ne parliamo ancora, comunque va fatto di tutto un progetto, va certificato il risparmio del progetto, va validato da un tecnico che dice che il progetto è credibile, va comunicato al GSE il tutto, avere questa prenotazione, avere una risposta, perché ovviamente i fondi devono essere allocati, come diceva la dottoressa, meglio essere un po' abbondanti, perché poi alla fine se uno sfora non ottiene di più, se rimane sotto invece riesce a ottenere quello che gli spetta senza avere problemi. Va versato un acconto del 20% nel mese della prenotazione. Questo è un po' il discorso anche della prenotazione 4.0 che si faceva per fine anno per ottenere la proroga dei benefici. È vero quello che diceva, che si diceva, che effettivamente questo genera dei fabbisogni finanziari. D'altra parte va visto in due modi. Primo, perché ordinando i macchinari generalmente si paga un acconto, se i macchinari sono specifici difficilmente si riesce a fare un ordine senza pagare acconto. Secondo, l'acconto poi va a finire al produttore di macchinari, che quindi seriamente si deve coprire. Quindi c'è il pro e il contro. Diciamo che è un po' una garanzia per che il progetto possa andare avanti, per evitare prenotazioni di denaro che poi vengono sprecati. Tanto è vero che per avere una proroga di qualche mese per arrivare all'anno successivo, il 2025, si chiede di pagare il 50% entro il fine del 2024. Poi va fatta l'interconnessione, la certificazione 4.0, va fatta la misura e la certificazione del risparmio energetico, adesso poi andiamo un attimino a dire due parole, certificazione e revisione dei conti, trasmissione di certificazione, alla fine il GSE autorizza e c'è una compensazione immediata o differita, residuata in 5 anni, probabilmente perché siccome lo Stato non può usare i fondi del PNRR, dice siccome devo mettere in tasca mia, dopo 5 comode rate annuali invece che in un colpo solo, come visto che non arrivano più dall'Europa. Allora, dottor Cancarini, sono Canna, scusi, solo una nota. In realtà il passaggio, quello del 50%, è stato rimosso, non c'è più. Ecco, sì, mi sono perso l'ultimo, mi dispiace, ma anch'io non riesco a seguire meglio ancora, ma tanto non credo che poi tantissimi riescano a usufruirne, perché a parte che, cioè, i macchinari costruiti hanno almeno 6-7 mesi di tempi di costruzione, e vengono avvantaggiati i macchinari pronti a consegna, che sono quasi tutti prodotti all'estero, se parliamo di macchine di lavorazione meccanica e così via, che sono standard, sono digi, forse riescono ad essere consegnati in pochi mesi. Grazie comunque della precisazione. Ecco, sullo stoccaggio, allora, non sono ammessi beni con emendamenti inferiori al 6,5%, ma questo più o meno era anche della 4.0, quindi capannoni fabbricati, ci sono altri strumenti di finanziamento che non sono questi, che finanziano l'ampliamento delle capacità produttive, l'innovazione, e vabbè, materiale rotabile, lasciamo perdere. Ecco, ci sono dei vincoli che non so se sono in fase di rimozione, forse ne sa più di me, perché hanno generato un pochino di discussioni. I gruppi di generazione e stoccaggio devono essere ubicati nella stessa struttura produttiva o comunque in aree adiacenti che hanno più o meno gli stessi collegamenti elettrici, questo perché inizialmente anche questo vincolo che potrebbe essere rimosso. Non bisogna produrre più del 5% del consumo medio anno dell'anno precedente, questo è un po' un dettaglio approssimativo, sostanzialmente vuole seguire il principio di non di mettere pannelli fotovoltaici o generazione di energia che non sia superiore all'autoconsumo, quindi non deve fare investimenti per vendere energia, ma per utilizzare almeno sul totale anno. Il costo massimo, sono stati definiti dei costi massimi agevolabili, qui non vi metto la tabella perché era ancora in fase di revisione, sostanzialmente sono circa 900 euro per il sistema di accumulo e per la produzione, a seconda della dimensione del impianto di produzione, va dai 780 euro, andava, 780 euro per kilowatt di energia
solare per impianti grandi sopra i megawatt, fino ai quasi 3.000 euro per gli impianti idroelettrici, perché ovviamente sono estremamente costosi. Comunque insomma, sono dettagli che poi uno andrà a confrontare, non è che uscirà il decreto attuativo con il modello di tempo. I pannelli fotovoltaici, come è stato detto, vanno prodotti in Europa, viene maggiorato il contributo se sono ad efficienza, poi sono prodotti in Europa, magari chiariranno, perché magari basta, cioè, cosa vuol dire in Europa? C'è la marcatura CE del pannello fatto, oppure bisogna produrre il batter di silicio in Europa, non è chiaro, no? Quindi hanno cercato di far localizzare in Europa la produzione di questi pannelli fotovoltaici e di avvantaggiare quelli ad efficienza che sono in fase ancora di inizio produzione, diciamo, soprattutto quelli sopra il 24% di efficienza. Hanno introdotto, non so se l'hanno rimosso, un allacciamento alla rete entro un anno del completamento per impianti di generazione di energia, che non è banale, perché chi ha avuto già esperienza con pannelli fotovoltaici e allacciamenti, fina la perdita del beneficio fiscale. Quindi, allora, se posso, su questo punto, sì. Rimosso anche questo, perché... No, in realtà è stato modificato, non rimosso, nel senso che non è più l'allacciamento al pod, ma l'entrata in funzione, ecco. Ah, ok, meglio, perché questo era un aspetto critico, come sa, Canna, perché i tempi poi di allacciamenti, di autorizzazioni sono abbastanza lunghi. Ecco, la riduzione è la parte critica, no? Va fatto il confronto con il consumo energetico per struttura produttiva o per processo. Se coinvolto più di un processo, bisogna che vi sia la struttura. E questo è un problema, perché se uno ha più di un processo, l'aspetto è critico, perché fa riferimento ai consumi dell'anno precedente, tutta la struttura produttiva a parità di distribuzione è estremamente difficile. Ecco, però c'è un'altra criticità legata al fatto che ci siamo voluti legare al processo, che ha una sua logica, ovviamente tecnica, ma diciamo, bisogna anche di fare dei ragionamenti. Cioè il processo, il tecnico che farà la progettazione dovrà definire qual è il processo. Non so, un'azienda per esempio che fa pressocolata può pensare solo alla parte di fusione, può pensare alla parte di stoccaggio del materiale fuso nei fondi atteso, oppure alla parte delle presse, per esempio. Possono essere tre processi o può essere un processo solo. Quindi starà al tecnico cercare con buon senso di dividere, diciamo, segmentare i processi nella maniera più opportuna anche per avere il maggior vantaggio fiscale in funzione delle rischie. C'è da dire questa misura è un po' penalizzante per le aziende che hanno una dimensione non piccola, perché un'azienda che ha un processo, una lavorazione meccanica che ha due o tre torni, se ne compra uno a risparmio energetico, sicuramente un'incidenza percentuale di risparmio significativa rispetto ai consumi energetici, chiamiamoli pro forma. Se un'azienda invece di medie grandi dimensioni ha 50 di torni, per avere un risparmio significativo devi fare un investimento enorme. Questo a parità di risparmio energetico in kilowattora anno. Quindi è un po', non dico un controsenso, però una logica che sicuramente crea delle criticità per le imprese grandi, a meno che non abbiano questa propensione all'investimento enorme, che visto un momento economico è appannaggio di pochi. Ripeto, il confronto con l'anno precedente è effettivamente estremamente critico dal punto di vista tecnico, perché hanno introdotto anche qui, dicono, se i consumi energetici dell'anno precedente non sono disponibili, i consumi relativi all'anno precedente sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basati su dati tracciati. Anche qui è una definizione un po' vaga. Il difetto della norma è proprio che c'è dappertutto e di riferirsi sempre all'anno precedente. Chi ha fatto questa norma non ha senso pratico, perché le aziende non sono in grado. Ma penso anche alle acciaierie, mi riferisco allo stesso mix dell'anno precedente. Acciaierie, un'azienda monoprodotto, impianti chimici, riferisci allo stesso mix dell'anno precedente, tenendo conto dei fattori stagionali, dei turni lavorativi, dei giorni, insomma, tantissimi fattori climatici e così via, tenendo conto che la sensibilità della misura deve essere molto elevata, perché si parla di risparmio del 3%, quindi si fa uno a proformare i consumi riprendersi l'anno precedente con una tale precisione. È una cosa abbastanza critica. Noi avevamo proposto di fare, vedremo poi se con i circolari attuativi riusciranno fino ad allargare le maglie, di utilizzare delle misure pro forma fatte su dei prodotti rappresentativi, quindi dal punto di vista tecnico
si fa una misura sui prodotti rappresentativi, sui macchinari esistenti, si fa in fase di progettazione, si fa un progetto di risparmio e poi si fa la stessa misura sugli stessi prodotti rappresentativi per il periodo in maniera comparativa per vedere quanto è il risparmio. Anche lo scenario controfattuale dei tre beni alternativi disponibili nella comunità europea che si sono inventati è francamente, dal punto di vista tecnico, mi posso permettere, non dico ridicolo, cioè un poco praticabile, perché innanzitutto non si può usare la potenza di targa dei beni alternativi. La potenza di targa non c'entra niente col consumo energetico che i beni hanno durante l'esercizio. Quindi uno se li compra tre beni alternativi, o se no va da qualcuno che li ha e dice scusa, prova a produrre i miei prodotti e vediamo quanto produciamo energia, quanto consumo energia. È uno scenario, secondo me, impraticabile. Quindi vedremo poi quale sarà l'evoluzione. Sicuramente le imprese di nuova costituzione o quelle che hanno dei processi nuovi. Se uno introduce un processo nuovo, non ha consultato l'anno precedente, ci deve riferire a qualcosa. Quindi questo sicuramente è una criticità importante. Niente, questo l'ho già scritto, l'investimento per risparmi si rimane in principale. Una cosa che ho detto, la struttura produttiva è sostanzialmente lo stabilimento, per farla semplice, quindi abbiamo l'unità locale che trovate sulla misura camerale, non dice mai il reparto, no, è tutta l'unità, diciamo, produttiva dell'azienda. Questo più o meno, per essere molto veloci, sono alcuni aspetti tecnici, poi rimango a disposizione se avete anche dopo delle domande o dei chiarimenti, sempre alla luce del fatto che sono ancora in fase di modifica dei decreti attuativi, quindi si spera fra qualche giorno di poter essere più precisi. Quindi benefici sicuramente, cioè il beneficio fiscale immediato è potenzialmente superiore che hanno visto delle tabelle, poi superiore rispetto al conto dei costi di certificazione, però è sostanzialmente superiore. Si includono gli investimenti accessori, quindi sicuramente se uno ha in piano di mettere sistemi di generazione di energia da fonti rinnovabili è da tenere in considerazione, perché la 4.0 questa non ce l'ha, questo beneficio. C'è la formazione, come dicevo prima, non è particolarmente appealing perché ci sono altri strumenti, e in più ci sono l'app e software di gestione energetica, come menzionavo prima, su cui ho acceso un po' di focus, perché secondo me potrebbe essere un investimento lungimirante anche in vista delle future incentivi legati al risparmio energetico. E poi, ultimo e non ultimo, perché poi ne parliamo tutti, ma c'è il risparmio energetico. Uno fa un investimento in risparmio energetico, il risparmio energetico è permanente, almeno per la durata dell'ammortamento dei macchinari, sperando che vengano usati, e quindi insomma ne va tenuto conto anche economicamente. I punti, diciamo, difficili sono appunto la progettazione e l'asseverazione, che comunque comporta dei costi anche per i tecnici. Non è un semplice rilievo della macchina 4.0 che si fa in una giornata, ma è qualcosa di più complesso, soprattutto se poi si va sulla struttura produttiva, è abbastanza critico e costoso. Ci sono dei costi quindi aggiuntivi di gestione della certificazione, c'è il rischio, perché comunque bisogna stare un pochino più abbondanti sul risparmio progettato, sui valori, poi il consultivo si può prendere di meno, ma si può anche non prendere niente, perché se poi non è facile, io mi sono confrontato con qualche produttore di macchinari che non sono in grado di valutare il consumo energetico di un macchinario che deve essere costruito in funzione della lavorazione di uno specifico prodotto, perché i sistemi di simulazione non sono mai stati focalizzati sul costo energetico, ma su altre cose, sui tempi di lavorazione, sulle precisioni, su quant'altro. Quindi questo è sicuramente un altro critico che aumenta il rischio di successo. Infine, assenza di modalità interpretative e termini, ora le modalità operative usciranno con il decreto attuativo che si spera con una circolare, speriamo che nella parte di circolare della 4.0 dove dicono che mettono ordine non facciano confusione e ribaltino quello che invece è diventato una cosa consolidata da alcuni anni, io me lo auguro come perito, perché sennò vuol dire andare a riprendere in mano di nuovo anche la 4.0. E poi aspetteremo una circolare che elimini tutte le criticità che io, ma non solo io, abbiamo visto in questo periodo. Vi ringrazio. Facciamo le domande ora o lasciamo... Io direi se possiamo far subire una domanda... Sì, è qualcosa di tecnico per andare. Domanda di precisione, nel senso che io mi occupo di pianificazione, diciamo, sì. Esattamente
se facendo l'esempio della dieci impianti che fa uno nuovo, chiaramente le percentuali, però abitualmente se io faccio un impianto nuovo, le tecniche di risparmio energetico che ho studiato su uno nuovo, nei limiti... Scusate, non si sente niente. Puoi provare a ripetere la domanda, sì, che ha beneficio. Secondo? C'è un cospetto come tecniche di risparmio energetico e le tecniche sono specifici in ordine centimetro quadrato. Poi, valutazione del risparmio energetico, a mio parere, a differenza della 4.0 che andava a vedere tutto, no? Diciamo, è da fare non solo sul risparmio dell'energia consumata, ma sul risparmio dei prodotti, cioè se io uso meno metalli, meno prodotti chimici, meno acqua, eccetera, eccetera, voglio fare i conti. No, allora, la domanda è, sicuramente facendo un nuovo impianto bisogna tener conto del risparmio energetico, bisogna farlo per un impianto molto, a mio parere. Questa è la mia. Al momento non è previsto che sia possibile, ma fatto su un'istituzione, che non è facile, immagino, anche per l'impianto carbonico. Gli esistenti non lo puoi considerare struttura. Come? L'esistente non lo puoi considerare struttura. L'esistente intende? Esistono 10 impianti. La struttura è preesistente. È il processo. Se ha solo quello in azienda, se ha solo gli impianti, posso considerare la struttura, però usare il consumo energetico globale, la bolletta dell'energia elettrica, non è sufficiente, perché bisogna vedere quanto ha investito in un anno, cioè magari lo sa, si possono fare due conti, si può riproporzionare, non so, però non so fare tanti processi, quindi a livello di spessori, parliamo di galvanica, a livello di spessori di centimetri quadrati, non so se è in grado di ritracciare un sistema di contabilità che mi consente di rifare le stesse misure e confrontarle. È complesso, quindi rientriamo un po' nella proposta che facevo di avere delle misure pro forma fatte dal periodo, noi prendiamo un impianto suo, facciamo l'investimento standard, non so che faccia, X spessori, X quadrati, si fa un turno, si fa l'impianto nuovo, si rifà la stessa misura sul nuovo impianto e lì certifichiamo che c'è un risparmio energetico senza andare di nuovo a riflessi, sia un anno, che sia un secolo, che sia un giorno, il concetto del risparmio energetico è sano. Tenga conto, io parlo sempre di kilowatt, in realtà poi si parla sempre magari di tonnellate equivalenti di risparmio energetico e anche degli altri fattori energetici, metano, piuttosto, acqua, si può ragionare, vedremo che cosa poi se chiariscono ulteriormente questo concetto. Sicuramente non c'è un progetto di risparmio in senso lato dove magari si risparmia il materiale, si risparmia il nuovo. Lì entriamo in logiche ancora più complesse, perché ovviamente bisognerebbe vedere l'impatto poi dei costi energetici sul materiale utilizzato, se lo utilizza, non so, per acciaio o meno acciaio, qual è il vantaggio per il CO2 piuttosto che per l'ambiente o piuttosto che energia. Questi sono altri tipi di misure che non sono contemplate nella 5.0, ma sarà nel futuro, perché se vogliamo raggiungere gli obiettivi di riduzione CO2, dobbiamo prendere, non possiamo prendere solo la misura elettrica della 5.0 sul processo, ma andare l'esempio che hai fatto prima sull'acciaio, no? È la produzione di acciaio, ma dove va l'acciaio? Cioè, se io produco, facciamo un esempio di nickel, no? Io faccio il decimetro quadro di nickel, oggi mi costa 10, mi consumo 8, no? Domani mi costa 7 perché mi consuma di meno, è una misura valida. Certo. No, ma chiaro, ma poi entriamo in altre logiche tipo carbon footprint che sono un po' fuori dalla discussione 5.0, che sono comunque valide, ma potrebbero essere ulteriori future evoluzioni di incentivi un pochino più mirati. Sì, ma lo può fare, però poi l'incentivo adesso sicuramente ci sono aziende che lo stanno facendo al di là dell'incentivo fiscale o con altri strumenti, stanno facendo miglioramenti da carbon footprint che hanno loro benefici, a parte di riduzione dei costi, ma anche diciamo da punto di vista fiscale. Presidente Carini, con la cittadina della mia realtà, sì? Per rispondere facilmente. Mi preoccupato prima col discorso più impianti, devo fare una valutazione su. Io ho tre fori di coltura. Ne voglio sostituire uno, però, e su quello farò un risparmio energetico significativo.
se devo andare a parlare comunque in tre forme della loro complessità, sì. Sono tre corni di cottura delle molle, che fanno tutto. Innanzitutto non so neanche se sono attività o non lo so, stavo per vedere questo. E l'altra domanda è, ma saranno risorse che si prenotano queste? Ci sarà anche il day? No, non c'è il day, intanto prima che finiscano 6 miliardi, penso che finisca il 2025. Si prenotano con nella No, correggete in parole sì, sì. Parlo io adesso. Ah, ne parlo io. E l'ultima cosa dicevi il monitoraggio. Io ho già dei contatori di successi, io ho tutti i dati. È ovvio che sono dei dati. Allora, c'è tutto un aspetto, non sono magari farò certificazioni, però sono relativamente poco. Non è stato previsto in questo momento una normativa specifica sul tipo di precisione o di certificazione di taratura di questi contatori. Può darsi che ci saranno fuori, speriamo. In ogni caso il problema grosso non è la misura che può sbagliare, sai, il contatore di energia elettrica, se fa l'energia elettrica sbaglia meno di quello. Il problema è i rischi di corruzione. Dovremmo andare a ricalcolare i consumi a parità di un rischio. Certo, ma dovresti poi riprodurre sul nuovo forno un campione degli stessi mixi, puoi fare che poche mole va bene. Come devi riprodurre? Ci sono tra questi. Sì, se i calori specifici sono simili, sono quelle, si può pensare a un 30 tonnellata trasformata. Qual è la domanda? Sì, cioè, prima io, poi prima le donne. Ecco, salve. Noi dobbiamo sostituire un macchinario, un taglio laser con uno più potente, dove si presume che appunto ci sia questo risparmio energetico. Però il bene è venduto da un'azienda italiana, ma costruito in Cina. Possiamo. No, non è un problema, tanto deve essere comunque certificato al CE per essere in Italia. Quindi il problema è capire se ha risparmio energetico. Magari sarà più veloce, da vedere se bisogna parametrare bene la produttività per capire se c'è anche un risparmio energetico per un prodotto per centimetro o tagliato. Allora, sì, più veloce, sì. Più veloce, sì, ma funzionerà di più perché sarà più potente. Bisogna già lavorarci sopra. Comunque, tecnicamente, si può pensare di fare. Chiedere nell'ambito delle società di servizi e dello svolgimento della loro attività aprono delle attività locali presso e utilizzano mezzi per lo svolgimento della loro attività, in particolare mezzi alimentati alla forza. Il tema che volevo capire era cosa si intende appunto per il processo quando si parla di società che erano un servizio. E poi se devono fare poi riferimento alla prima tipologia che ha un valore che deve attestare un risparmio del 3% o del 5%, ci sono stati riferimenti in tal senso. No, quello devono ancora uscire con sì, prego. Il passaggio all'utilizzo del biodiesel può essere un fattore che nell'ambito come secondo elemento innovativo nel senso attuale può avere un valore per andare ad avere un riconoscimento di... Allora, so rispondere solo parzialmente alla seconda domanda. Sulla prima, allora, se il servizio che lei di questa unità locale svolgono la cosa trasporto logistica, il problema anche lì è determinare penso che li faccia in metri ogni singolo mezzo. Nuovo il problema è la misura. Al principio ci sta, il processo può essere di trasporto verso terzi materiali, ma il problema è anche fare le misure comparative. Se utilizzano i mezzi, cioè finché si utilizza questa logica che hanno descritto, non si riesce a fare. Se in una logica
lo auspicabile, si potrebbero fare delle misure sul mezzo A o sul mezzo B e vedere a condizioni standard del trasporto quali sono i differenti. Sulla parte del biodiesel, allora, siccome si converte tutto in tonnellate equivalenti di petrolio, francamente non lo so, cioè non so come il biodiesel venga trattato in fase di conversione sulle tonnellate equivalenti di petrolio. Però se c'è una variazione, si può sicuramente sempre con la limitazione che dicevo prima delle parità di condizione per. E la fase di certificazione esposta vi era la conferma della biografia della stanza oppure è necessario fare una nuova misurazione a seguito del No, sono due misure se fanno. Ex ante è una fotografia, cioè ex ante è una fotografia dove dici io ho questo scenario, fa ora con la situazione passata. Poi... Se ti avvicino, ah, sì, poi con questa domanda, poi dobbiamo scusate, sì, poi dopo rimango la posizione dopo. Soprattutto si può scrivere a info@inexapguardo.it, giusto? Per tutte le domande e quindi in qualche modo diamo una fotografia e un progetto. Il progetto è... essere confermato anche parzialmente dall'ex post che quindi può dove portare le variazioni. Se sono in aumento non vengono incentivati e se sono in diminuzione fanno scendere il beneficio fiscale, però sono due misure, la seconda è una misura effettiva ex post. È una... cioè, la prima può non essere una misura ma semplicemente un progetto che si basa sui dati esistenti, non necessariamente una misura. Visto perché non voglio. Grazie mille, perché andiamo un po' con l'ultimo intervento sulle modalità lentistiche di fruizione del credito d'imposta 5.0. Tutto l'evento è stato registrato, sarà fruibile sul sito di Nexhub, si trova il link per accedere quindi alla registrazione. Eventuali ulteriori domande info@inexhub.it e vedremo di rispondere poi anche sì, nei prossimi questa giorni, parte per esempio nella mia parte anche perché sennò si rischia di spiegare tre volte le stesse cose. Ecco, mi è stato chiesto dalla signora di tenere la voce molto alta per chi è video collegato, quindi scusatemi, non sono un cantante ma cercherò di stare alta con la voce. Allora, io sono un dottore commercialista perché intervengo in un consesso tecnico, perché questa, come ormai tante agevolazioni 4.0, partiamo dalla Tremonti, dalla Tremonti bis, richiedono un forte connubio tra elementi tecnici, misurazioni energetiche, impianti galvanici, di cui un dottore commercialista non sa nulla, con elementi di natura contabile, fiscale e amministrativa. In particolare la 5.0 ha due elementi che sono già stati ben descritti. Un elemento che è la complessità di processo che adesso vedremo di portare avanti. Difficoltà di processo che si deve innestare in una tempistica molto compressa e quindi è molto importante, l'ha detto il collega Rivolta, partire con i cantieri e tener conto delle diverse esigenze. Allora, alcune cose le abbiamo viste, vado veloce, ma le approfondiamo un attimo. Questo è il processo di natura amministrativa per ottenere il credito d'imposta. Ci dovrà essere una forte correlazione, parlo a persone che o hanno o lavorano in azienda, tra ufficio acquisti, investimenti, coloro che decidono gli investimenti e l'ufficio amministrativo che deve portare avanti queste comunicazioni. Allora parliamo un attimo della beh, questo è tutto il processo, l'ha già fatto vedere l'ingegner Carcarini, quindi ci fermiamo alla comunicazione ex ante. Allora è necessario nel momento in cui ci saranno le linee guida definitive, il decreto ministeriale definitivo, oggi abbiamo come è stato detto un decreto legge 19 del marzo 24, è un decreto ministeriale che come ci spiegava anche il dottor Canna è stato peraltro modificato per una bozza del 10 giugno scorso. Quindi non siamo ancora nella possibilità di avere tutte le istruzioni definitive. Allora, nella comunicazione ex ante prevista dal decreto ministeriale
a cui rimandava poi il decreto legge, va fatta una indicazione con firma digitale del legale rappresentante, quindi è importante che i dati siano indicati e gestiti in maniera adeguata, di, va bene, indicazione del soggetto, descrizione degli investimenti, si deve iniziare a ragionare su che tipi di investimenti si tende a fare, del costo stimato, quindi bisognerà muovere l'ufficio acquisti per avere dei costi stimati. Si è parlato di stare un pochettino più abbondante. La collega Silvia Mangiameli si riferiva probabilmente al tema del risparmio energetico per evitare di stare sotto il 3%. L'ingegnere Calcarini si riferiva invece a questa fase, cioè il fatto di prenotare un valore più alto, un pochettino più alto degli investimenti. Su questo punto è vero, è sicuramente opportuno farlo, anche in relazione a alcune cose che adesso vi dirò, anche se poi le comunicazioni periodiche, di cui poi parleremo, vanno a dare un effettivo pagamento, l'effettivo valore, e in tempi anche molto rapidi, perché saranno 30 giorni dalla comunicazione ex ante. E quindi, a mio avviso, non si dovrà dare valori eccessivamente elevati. Un punto che è stato detto, su cui torniamo, è l'effettuazione degli investimenti da un punto di vista del testo unico. Ed è per questo che l'ufficio amministrativo, supportato dai suoi consulenti, deve focalizzarsi, perché non è per nulla banale, come non lo era nella 4.0, come non lo era per la 3.0. Si è parlato di passaggio di proprietà, al passaggio di proprietà interviene quando c'è una compravendita. Io vendo un forno standard, lei va, lo ordina e così com'è, quello è un passaggio di proprietà. Quindi l'investimento si dà per effettuato quando mi consigliano un forno. Se lei chiede, voglio un forno fatto in un certo modo, quello è un forno customizzato, quello è un contratto d'appalto. E il momento rilevante ai fini dell'investimento è il collaudo. Quindi attenzione, siccome noi dobbiamo pianificare degli investimenti in tempi stretti, tutta una serie di comunicazioni, si dovrà tener conto anche delle diverse modalità di acquisto. Ci sono alcune situazioni in cui si fanno degli investimenti dove si assemblano all'interno dell'azienda diversi macchinari acquistati all'esterno. Qui siamo ancora nell'ambito a compravendita. Ci sono situazioni in cui si fa revamping, ci sono situazioni in cui si va a calcolare i costi accessori che vanno considerati secondo i principi contabili. Quindi non dimentichiamoci di utilizzare anche la tecnica contabile e tributaria adeguata per pianificare gli investimenti. Per esempio, quando si va ad identificare il valore dell'investimento, bisognerà capire se per installare il famoso forno, e dando per assunto che le regole finora utilizzate per la Tremonti BIS, la 4.0, che sono un set di circolari e di risoluzioni ministeriali, ed interpretazioni stabili saranno, come ci auspichiamo, mantenute. Alcune opere murarie, se direttamente afferenti, adesso parlo del forno, ma può essere qualsiasi macchinario, alla installazione di quel macchinario, sono opere accessorie che potranno essere agevolate. Ed è per questo che, verosimilmente, poi con modalità che dovranno essere meglio precisate, sarà da tenere conto del costo. Scusate, è molto più bella Cristina, e mi sto togliendo la vista. Scusate. Sarà da tener conto sia del costo rilevante sia del costo accessorio, e quindi andrà rilevato. Comunque questa comunicazione ex ante dovrà partire andando a dare queste indicazioni, compreso l'utilizzo del credito, e dovrà anche portare un'autocertificazione del legale rappresentante, perché siamo nell'ambito del PNRR, di alcuni elementi che ci chiedono la normativa UE. Quindi chi sarà il titolare effettivo dei fondi? Normalmente è il titolare dell'azienda. Il divieto di doppio finanziamento, qui entriamo in un ambito che più che mio è dei colleghi seduti là, quindi certi finanziamenti che hanno determinate natura, che non possono essere utilizzati due volte, e rispetto dei principi di diciamo green, su cui abbiamo già dato delle indicazioni. Presentata la documentazione, e adesso torniamo a vedere quanto, cioè questa prima comunicazione, questo primo step, poi arriviamo per la posta di lei che deve, la documentazione va presentata all'ordine, e entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione il GSE andrà a dare conferma o meno sulla bontà
della prenotazione. Lei faceva una domanda sulla prenotazione, effettivamente non è un click day, ma è una prenotazione. Quindi si vuole tenere monitorati i valori, sia ai fini di copertura di bilancio, sia ai fini anche di tracciatura proprio dei diversi soggetti. Abbiamo letto tutti cosa è successo, no? Con certi crediti fiscali che hanno portato miliardate, scusate il termine colloquiale, di crediti stampati, no? Con certificazioni false. E quindi è chiaro che l'intento è quello di tracciare in maniera adeguata la documentazione. La documentazione, quindi il GSE darà l'indicazione, se non dovesse essere del tutto corretta, inviterà a fornire documentazione integrativa negli ulteriori 10 giorni e poi nei successivi 5 giorni, secondo la bozza di decreto ministeriale, quindi una bozza, il GSE dirà questo è il tuo credito. Quindi attenzione che questo è il valore prenotativo. Oltre questo valore non si va. Quindi andrà fatto nella comunicazione ex ante un conteggio adeguato del valore dell'investimento, degli oneri accessori. Poi, per carità, se sarà un po' meno, il credito sarà un po' più basso, però sappiamo che ci perdiamo qualcosa in termini. Quando va fatto, è già stato detto, va fatto, risulta, non è specificato in maniera chiarissima, quando c'è il primo impegno vincolante. Quando si fa il primo ordine, se si fa un ordine di acquisto, quando si firma il primo contratto di appalto, quando si fanno i primi documenti impegnativi. Ecco, torniamo alla certificazione tecnica di cui parlava l'ingegnere. E questo è un altro tema che richiede uno sforzo organizzativo importante. Perché la comunicazione ex ante, quindi quella prenotazione che richiederà uno sforzo dell'ufficio tecnico per capire il costo, dell'ufficio acquisti per capire gli oneri accessori, un'individuazione di vari elementi, richiede anche l'individuazione del tecnico che dovrà certificare il risparmio energetico, perché questa certificazione è necessariamente da allegare sulla comunicazione ex ante che verrà fatta sulla piattaforma del GSE mediante della modulistica che deve essere ancora emanata, ma ci aspettiamo sarà abbastanza simile, no, in termini concettuali, a quella che oggi c'è per 4.0, con datis mutandis le necessarie informazioni. La certificazione può essere data ad oggi. Il decreto prevede IEGE, l'ESCO, questo è stato espunto, mi risulta, quindi in prima bozza ci sono questi organismi di valutazione di conformità che non ci sono più, e sono rimasti gli ingegneri, ovviamente hanno un titolo per fare questa attività. Dovrà essere una autocertificazione allegata del vostro perito che certifica tutte le solite cause di non conflitto di interessi, non incompatibilità, professionalità e quant'altro, e polizze assicurative, questo tema che si è già posto per tutti i visti, si può anche per noi commercialisti, per i partiti, tipi di visti che possano essere adeguate, dice il decreto, per il numero e l'entità delle certificazioni che i periti devono essere fatte, quindi che i periti devono fare. Quindi attenzione anche a questo aspetto, che ci siano coperture assicurative adeguate. L'impianto no, vuole premiare aziende serie che si avvalgono di professionisti seri per portare avanti l'agevolazione. Le comunicazioni periodiche, ne abbiamo parlato prima. Allora, secondo step, inviata la comunicazione ex ante e successivamente all'inizio degli investimenti, andrà fatta entro 30 giorni da quella comunicazione che arriva dal GSE, quindi comunicazione ex ante, il GSE la riceve, se va tutto bene, 5 giorni, mi dà ok, ok. A questo punto io so di avere diritto al credito, entro 30 giorni devo mandare la comunicazione periodica. La seconda, come ci confermava il dottor Canna, come vedete ho scritto lì, pare la nuova bozza non ci sia, è stata cancellata. Rimane però la prima rimane. Quindi entro quei 30 giorni io dirò che il mio investimento è stato pagato per un acconto del 20%. Quindi qui non ci sono più, non si scherza più, no? Come si suol dire. Se io ho detto che il mio investimento era 1.000 più oneri accessori di 100,
1100, dovrò dimostrare di aver versato il 20% di 1100. Da conto, se ne è detto, non mi soffermo, è chiaro che ha necessità di finanziamento. Arriviamo alla comunicazione esposta che chiedeva la dottoressa nel fondo. Allora, la comunicazione esposta viene fatta al termine degli investimenti. Il termine degli investimenti, ci ritorno, è quello, progetto effettuato, 109 testo unico delle imposte sui redditi, dove bisogna stare attenti perché la compravendita è regolamentata dal 109 e della consegna. I principi contabili, come ricordava Silvia, fanno riferimento al passaggio del rischio. Ormai il bilancio dà una fortissima impronta anche all'area fiscale, non c'è il principio di derivazione rafforzata come qualcuno che lavora con noi sa bene. E quindi a questo punto è evidente che bisognerà cercare di stare attenti anche nella compravendita che questi aspetti coincidano o comunque tenerne conto se non coincidono. Abbiamo parlato dell'appalto, i SAL. Una volta mi ricordo, eravamo ai tempi della Tremonti Bis, il mio cliente voleva prendere un grande, ottimo incentivo, arrivò a fare il collaudo qualche giorno dopo la scadenza e insomma la multinazionale non voleva, ecco, ci siamo capiti, e ha perso l'agevolazione. Attenzione che ci sono certi impianti, e ci sono qui tanti ingegneri e tecnici che lo sanno, che possono anche essere contrattualizzati per stato avanzamento lavori, ma non stato avanzamento lavori contabile, quindi pago l'acconto. Stato avanzamento lavoro tecnico, quindi vuol dire che io faccio un collaudo, no? Se io adesso, scusate, ma sono un tecnico, faccio un pezzo di questo impianto, no? Che non so, scarrucola un determinato prodotto, per serve un macchinario che lo lavora. Se questo pezzo che mi sono fatto fare, customizzato, con un contratto d'appalto, va bene, e poi è sufficiente uno scivolo che mi porta l'altro, quindi non ho rischi di dire che io accetto quel bene, posso mettere nel contratto un SAL, so già che quello è un investimento che porterò a casa, quindi potendo sicuramente nei termini portarmi a casa credito. Quindi anche queste sono fasi, soprattutto sugli impianti molto rilevanti di grande dimensione che rischiano di sforare 31/12/2025, e poi ci arriviamo a questo termine, è opportuno anche fare un ragionamento di come impostare la contrattualistica. Nella comunicazione esposta ci sarà l'ammontare degli investimenti, l'importo del credito d'imposta e è la condizione senza la quale non si arriva al credito, anche le altre. Ma questa, cosa succede se varia il progetto di innovazione? Sembra che sia che se varia il progetto vengono rispettati gli standard minimi di efficientamento energetico e ovviamente lineano le caratteristiche, tabella A, tabella B, di cui parlavamo prima, l'agevolazione si possa prendere. Ecco, e qui arriva la domanda che faceva. Nella comunicazione ex post deve essere corredata da una perizia asseverata che certifica il raggiungimento dell'investimento, l'interconnessione e il fatto che i beni, ovviamente interconnessi, hanno la caratteristica A e B. Ci deve essere la certificazione di un revisore contabile, che è quella a cui accennava Pier Federico Caccarini, che deve attestare la congruità le spese, la correlazione tra le spese e l'investimento fatto. Quindi nella comunicazione ex post deve essere fatta tutta l'informativa che abbiamo visto qua e queste due certificazioni e perizie. Quindi al di là della slide non è chiarissimo, ma l'interconnessione deve essere fatta entro il 31 dicembre, poi vediamo 28/2/2026, 31 dicembre 2025. Sì, deve essere fatta, così come è scritta ad oggi la norma, entro il 31 dicembre 2025, perché andando a leggere il decreto legge che prevede l'utilizzazione del credito entro il 31
31 dicembre 2025, manca una virgola, direte una virgola, per chi fa il mio mestiere, le virgole, purtroppo, quando si legge una legge, sono molto importanti, per capire una cosa piuttosto brava. Ti manca una virgola, però si capisce, nel contesto generale, che entro il 31 dicembre devo utilizzare il credito. Per utilizzare il credito devo mandare la comunicazione ex post con allegata la certificazione con l'interconnessione, quindi vuol dire che entro il 31/12/2025, allo stato attuale, salvo chiarimenti, devo di fatto avere interconnesso la macchina. Poi c'è una scadenza, che è quella che ricordava Silvia, che è l'invio della comunicazione ex post entro il 28/2/2026, che richiama il decreto ministeriale. Ora, mancano certe istruzioni, però per non sbagliare, oggi la lettura corretta è definire l'investimento, terminare l'investimento a norma dei collaudi o quant'altro, farsi preparare la perizia che attesta l'interconnettere, farsi preparare la perizia con l'interconnessione, mandare la comunicazione esposta al GSE, ricevere dal GSE il feedback entro 5 giorni e prima del 31 dicembre iniziare ad utilizzare il credito. Questa è la lettura attuale, restrittiva, corretta, secondo me, della norma, che vuol dire che bisogna, con un minimo di anticipo, chiudere il tutto nel dicembre 2025. Poi la comunicazione, se per mille motivi dovesse partire più tardi, c'è questo termine ultroneo del 28 febbraio, però una volta fatto tutto, è chiaro che stiamo aspettando il decreto ministeriale in via definitiva, la circolare, quindi speriamo che questi dubbi vengano. Allora, chi può fare la perizia? Allora, periti industriali, ingegneri e diciamo nel settore agricolo, periti agrari, e per gli investimenti non superiori a 300.000, poi l'analogia, no, con la 4.0, ci può essere un'autocertificazione dell'imprenditore. Può essere fatta anche dagli stessi. Anche qui, utilizzo del credito, scusate, mi fermo, ma è già stato detto, è importante che la prima parte del credito allo stato oggi normativo venga consumata entro 31/12/2025, se no allo stato ad oggi la lettura del decreto legge si rischia di perdere l'agevolazione. Se io ne faccio anche una parte nel dicembre del 31/12/2025, la parte restante sicuramente potrà essere utilizzata nelle famose 5 rate che diceva l'ingegner Cancarino. Sì, però questo non è compatibile con la proroga a febbraio. La proroga a febbraio, secondo una lettura stringente che abbiamo fatto noi in studio, è... C'è un passaggio del decreto, adesso io non voglio magari tediare, se volete ve lo leggo, dove non ha senso che non ci sia una virgola e c'è scritto che il credito deve essere utilizzato, questo è il decreto, quindi la normativa primaria, perché il decreto, questo è il decreto legge, che è fonte gerarchica primaria, e il decreto ministeriale è secondaria, quindi fonte gerarchica sovraordinata, dove c'è scritto che il credito deve essere parte utilizzato entro il 31 dicembre 2025. Poi lo stesso decreto dice se non utilizzi tutto vai di là. Quindi se noi stiamo ad oggi, possono spiegare, no? Sto a virgola, non ce l'ho a virgola, però ad oggi noi dovremmo partire col fatto che poi per correlarsi a quella cosa tu potresti avere utilizzo del credito per averlo sostanzialmente devi aver fatto tutto, quindi anche l'interconnessione. Poi siccome il decreto ministeriale, facciamo finta che sia la versione finale, dice che posso spedirla entro il 28/2, fatto tutto dal punto di vista sostanziale che mi permette io del credito, la mando. Però è ovvio che le due non sono coordinate. Non si sono autorizzate a utilizzare il credito sulle non sono coordinate perché c'è il problema di coordinamento tra le due. Sul punto posso dire che il decreto attuativo dice in maniera abbastanza usa l'aggettivo utilizzabile, non da utilizzare, in una o più quote entro il 31 dicembre,
e poi dice l'ammontare non utilizzato, come diceva lei, è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Quindi io direi che su questo hanno un po' corretto il tiro in maniera ragionevole, dicendo che entro il 31 dicembre devono essere ultimati tutti gli step, compresa l'interconnessione e tranne l'invio della comunicazione ex post, per la quale c'è tempo ancora due mesi, ma poi la fruizione può iniziare anche completamente nel 26, ovviamente in tal caso in 5 rate di pari importo. Scusi dottore, c'è l'articolo 13, il comma 13 dell'articolo 13, adesso senza occhiali mi ha mentito di questa situazione, il credito d'imposta è utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 24. Io poi qui ci metto una virgola all'inizio che c'è, una virgola dopo perché non ha senso che ci sia, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE, l'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo di 2,10, diciamo io, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando modello F24 unicamente tramite i servizi telematici del 31 dicembre. Quindi, se noi inseriamo questa virgola, e se no non ha senso che non ci sia, secondo me, significa che il decreto legge, che è la norma primaria, mi dice che devo iniziare ad utilizzare il credito entro il 31 dicembre. Questo punto, dottor Canna, a mio avviso. Il comma 13 dell'articolo 13. Sì, 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 ce l'ho davanti, no? Ma è chiaro quello che lei dice, ma del resto non è neanche l'unico aspetto formalmente inaccurato, per usare un eufemismo, no? Della norma primaria. Ok. Spese di certificazione, cioè credito di imposta, va bene, 10.000 euro massimo per chi ha revisore, 5.000 euro massimo per chi non ce l'ha. Oneri documentali, ecco, altro punto importante, l'abbiamo già visto nella 4.0, tutti ordini, documenti, fatture, contratti, bolle d'accompagnamento devono riportare l'articolo 38 del DL 1924, che è quello di cui stiamo parlando, affinché questo permetta anche amministrativamente di non decadere dall'agevolazione. Riteniamo, per il motivo che dicevamo prima, che ci sia, speriamo, un continuo con tutte le prassi che si sono, come dire, sovrapposte, no? Io per esempio non ho fatto il caso del revamping. Revamping nella 4.0 c'era, ci sarà nella 5.0? Probabilmente sì, dal punto di vista teorico. Tutte le risoluzioni, tutto quello che è intervenuto, si va secondo noi a stratificare anche quello che dice in questo caso che se la fattura, nel caso delle fatture differite, richiama in maniera univoca la bolla di trasporto, nella bolla di trasporto, di chi che sia, posso non indicare i riferimenti alla norma. Utilizzo e fruizione, ne abbiamo già parlato, modello compensazione tramite F24, non può essere ceduto neanche nell'ambito del consolidato fiscale. Adesso guai a cedere il credito utilizzato senza limitazioni entro il 31 dicembre 25-35 volte. Ecco, non ci sono i limiti dei 2 milioni dell'F24. E, se è già stato detto, questo credito non è tassato da un punto di vista fiscale, non concorre all'IRES, all'IRAP, non è cumulabile nei limiti. O lo è nei limiti che abbiamo detto. Il meccanismo di recapture, un po' come la 4.0, è stato anche qui accennato, la cessione a terzi dei beni lettera A o lettera B, piuttosto che entro i 5 anni da quando ho avuto l'agevolazione, da quando ho fatto l'investimento, piuttosto che la riduzione dei consumi energetici sotto il limite di legge entro i 5 anni, piuttosto, e l'abbiamo appena detto, non il mancato allaccio alla rete è stato detto, ma la mancata effettuazione dell'investimento, è stato attento, ci darà c'è il problema del recapture del credito e quindi del recupero del credito, a meno che non si facciano investimenti equivalenti, un po' come nella 4.0, beni strumentali nuovi,
ovviamente interconnessi, nel momento in cui vendo quelli rimetto questi, e ovviamente senza pregiudicare il risparmio energetico. Quindi anche questo è un tema, attenzione, da ben pianificare, perché se si vanno a sostituire i beni e ci si dimentica magari di questa clausola, poi si rischia. Ecco, un'ultima cosa molto tecnica, perché non voglio tediarvi, però è opportuno ricordarlo. Dal 30 settembre 2024 è cambiato l'impianto delle sanzioni tributarie e amministrative ed è cambiata l'annosa, data meglio definita, ancorché non del tutto, l'annosa questione dei crediti non spettanti e dei crediti inesistenti. Attenzione che i crediti d'imposta sono da maneggiare con cura, perché voi sapete che un credito d'imposta che non abbia le caratteristiche, abbiamo appena detto, se compensato oltre 50.000 euro in un anno, e parlando di questa agevolazione è molto probabile che si vada in quella direzione, comporta l'automatica segnalazione penale alla Procura della Repubblica per il legale rappresentante che autorizza e che ha la rappresentanza nell'ambito fiscale. Quindi bisogna stare molto attenti. Allora, sono variate le sanzioni. È stato, come dire, il credito viene, la sanzione si concretizza nel momento in cui c'è la compensazione del credito. Mi hanno detto che probabilmente andranno tutte oltre il 39 2024. I crediti inesistenti sono accertabili per 8 anni successivi rispetto all'utilizzo, quelli non spettanti, fattispecie meno grave, 5 anni successivi all'utilizzo. Le sanzioni sono, adesso sono 100%, 30%, scenderanno al 70, al 25. La gravità penale è differente, l'inesistente ha termini penali maggiori e non è sanabile con il pagamento prima del primo dibattimento penale. Il non spettante col pagamento integrale prima del primo dibattimento penale è sanabile, vista penale, non amministrativo. I crediti inesistenti sono quelli, secondo la nuova norma che entrerà in vigore, i cui non sono, a parte quelli fraudolenti ovviamente, quindi sono pezzi di carta i crediti su cui mi sto appoggiando, ma quelli in cui mancano i requisiti soggettivi e oggettivi della norma. I non spettanti sono quelli per i quali invece ci sono i requisiti oggettivi e soggettivi, ma difettano di ulteriori particolari qualità per il riconoscimento del credito. Quindi attenzione che adesso, in una casistica così complessa, dove le comunicazioni sono state considerate parte, corpo anche proprio normativo, parte integrante dell'agevolabilità del credito, cioè condicio sine qua non, potremmo cadere anche in una situazione di crediti inesistenti. Vado oltre, il tema è, attenzione, anche questo dovrà essere chiarito. Grazie. Posso farle una domanda, dottor Venturi? No, perché c'è un punto che sinceramente, nonostante molti dibattiti, non sono riuscito assolutamente a capire, ed è questo, no? Come abbiamo visto dalla presentazione precedente, uno dei requisiti che diciamo previsti è quello del mantenimento del risparmio energetico, che in realtà non è soltanto il mantenimento di una misura, ma a volte è proprio il mantenimento di una promessa, perché in realtà nel momento in cui si fa la comunicazione ex post ci si basa su una certificazione ex post che è ancora una stima e non una misura reale. Ora la domanda che le faccio è questa: supponiamo che nell'anno successivo al completamento dell'investimento, eccetera, le misure reali ci diano poi per esempio un risparmio energetico inferiore che ci avrebbe dato dritto, per esempio, a un'aliquota diversa, no? Allora, in questo caso, cosa succede? Perché qui la domanda è: devo fare un riversamento spontaneo di tutto il credito d'imposta? Mi devo scusare, ho saltato questo pezzo, la vedo adesso nella slide. Se viene meno uno degli elementi costitutivi, tra cui quello del risparmio energetico, c'è la possibilità di fare un versamento senza sanzioni e interesse entro il termine del saldo dell'imposta della società, del soggetto che ha il beneficio, nel momento in cui viene meno, del periodo di imposta in cui viene meno una
di queste casistiche. Quindi sì, dottor Canna, le confermo, c'è questa possibilità, è sicuramente importante tenere monitorato perché c'è una norma libera di tutti, proprio perché essendo le sanzioni importanti, ad oggi non possiamo sapere se siano crediti inesistenti a cui si aggiunge un 70% di sanzione e segnalazioni penali o non spettanti, comunque un 25% di sanzione sul contributo ricevuto. Bisogna stare molto attenti se dovesse venire meno nei 5 anni successivi, prendiamo l'esempio che è stato fatto, il risparmio energetico, bisogna correre a fare questo riversamento perché c'è caso di verifica. No, non solo, perché il vero tema, che è quello che volevo sottolineare io, che molti potrebbero, diciamo, ingenuamente pensare che se invece di aver dritto al 45 o il dritto, che ne so, al 35, riverso il 10% in più, invece credo che non sia così, devo restituire tutto. Io la intendo così perché siccome c'è una, come dire, un iter abbastanza blindato di comunicazioni che fanno parte proprio in maniera rilevante, no? Rispetto alla comunicazione, no? Che si faceva esposta alla informativa statistica della 4.0, oggi le comunicazioni sono parte integrante dell'agevolazione, io imposto l'agevolazione in un determinato modo, temo che sia come dice lei, temo che si rischi di perdere integralmente l'agevolazione. Questo grazie. Però è un tema complesso, forse meglio... C'è una domanda io. Allora comunque c'è un piano di investimento importante, considerando che per il 5.0 non sono ancora disponibili tutta la documentazione, eccetera, eccetera. Faccio un investimento, ma non so ancora se questo investimento mi entrerà nel 5.0. È opportuno comunque fare la documentazione ex-ante 4.0? Oppure meglio aspettare e verificare che questo investimento finisca nel 5.0, altrimenti vanno in conflitto, altrimenti succede caos. No, ma allora. Esatto, poi io dico la mia. No, alzati in piedi. Si sono anche già confrontati su questo tema, io ho un'idea diversa. Penso sia una domanda stupida. No, è una domanda. Cioè, nel senso che. Allora, la normativa oltretutto non dice tipo se io ho fatto un investimento dal 1 gennaio 2024. Allora, la normativa dice io che sono coperti dal 1 gennaio 2024. 2024. Quindi, siccome io dico, non dovremmo essere del tutto nella Repubblica delle Banane, anche se poi insomma, cioè non c'è più del tutto. Allora, dico, ci sarà un modo per dire oggi io parto con un investimento 4.0 e poi non avrò fatto la comunicazione. Allora, io ho avuto anche casi dove c'era urgenza di fare investimenti importanti, eravamo in questa situazione, dove, male che vada, inizia a scrivere al GSE, perché oggi non c'è neanche il portale, no? Inizia a scrivere al GSE 4.0, ai tempi quando è successo si potevano mettere le note, metti la nota che noi vogliamo fare una comunicazione 5.0, cioè, il solito sistema italiano. Io sarei per partire. No, nel senso che io... No, in realtà io sarei... No, allora, io sono come te, cioè, partiamo, cioè, cominciamo a fare tutti gli ordini, facciamo le comunicazioni 4.0 e poi vediamo, cioè, nel senso che comunque cioè, ci sarà una normativa, molto probabilmente il decreto e la circolare del GSE che diranno per chi ha fatto gli investimenti... Come l'aspetto così? Dal 1 gennaio 2024 ci sarà la possibilità di scrivere nel documento che abbiamo fatto gli investimenti nel 2024 del 1 gennaio 2024 e che facciamo la circolazione. Allora, assolutamente sono in vento. Poi scusa, però il dottor Canna, che è esperto, ha detto che, se ricordo bene l'intervento, tra un paio di settimane, tra 3 settimane, dovremmo avere il set. Ecco, ovvio che se riusciamo scavallare, no? Ecco, c'è una cosa che non abbiamo detto e che forse può essere importante, che è il caso contrario, cioè se non si fa un progetto 5.0, si fa nota e poi non si riesce ad ottenere il risultato, automaticamente senza prenotazione si possono avere i benefici della nota. Certo. E questo l'abbiamo introdotto nel decreto attuativo, perché se no c'era il meccanismo di scamotaggio italiano di fare la doppia prenotazione che molti hanno già fatto. Cioè, in realtà
penso che il problema sia generale, perché oggi uno può fare una prenotazione 4.0 poi non può fare un investimento, perché c'è stretto. Non c'è modo, perché non ha pensato di avere una numerazione della prenotazione, del modulo, una cancellazione. Cioè, ha fatto questo modulo che uno c'è una ricevuta e non lo vede più. Finché fa un modulo di completamento che tra l'altro non ha riferimento al modulo. Sono dei problemi organizzativi che hanno creato, che si manifesteranno in futuro. Quindi oggi, così come è possibile fare una prenotazione e non fare un investimento, non vedo perché non farlo se uno è già libero di fare 5.0. Lo faccio che abbia degli uomini che vanno. Sì, male che vada, poi tu lo riconverti, no? A parte che mi aspetto più che qualcuno. Se qualcuno ti arriva. Se no, anche perché la scadenza del primo gennaio l'hanno inserita, se non ricordo male, è un emendamento successivo. Quindi significa sì, che si è voluto proprio rimarcare, no, che il primo gennaio è la data di partenza. Perché nel decreto c'era scritto a partire dal 2018. Esatto, non c'era questo, la definizione dal primo gennaio 2019. Poi è stata fatta, ma è sempre tutto bozza. Gli imprenditori come si divertono a sentire la voce. Da Mura Core, uno fondamentalmente ha un'idea. Non è necessario che sia adesso irreversibile. L'idea, la propria idea può diventare irreversibile nel momento in cui ottengo dal GSE, ok, quindi ho fatto tutto quello che mi avete spiegato, io lo faccio, ottengo l'ok dal GSE. A quel punto pago il 20%. Per un momento diventa irreversibile l'investimento, io devo cercare di chiudere il più presto possibile, in modo tale da poter poi spendere possibilmente entro il 12 in quel punto, perché se tutto credo di posta, perché altrimenti devo andare a spendere. Peraltro c'è anche questo aspetto. Sempre se ho parlato di così, dovrei anche pianificare. Anche questo è un aspetto che riguarda l'ufficio amministrativo, l'entità del credito d'imposta con la sopprimibilità dei contributi delle diverse dell'IVA. C'è solo l'IVA. E avete anche avuto una domanda, sì, e loro capito, ci sono degli investimenti trainati. Possiamo abbinare gli investimenti trainati? Faccio l'esempio, prendo le batterie da questa sera. Sì. Ma l'investimento trainante è sul gas metano. Sì, sì, sì. Non c'è problema. Il concetto è che in questo momento devono essere nella stessa unità, se sì, almeno nella stessa unità. Ovviamente è inutile dirlo perché nessuno è capito, è chiaro che cioè, la posizione del potere non è la caso del risparmio. Ma così come la messa io sul processo posso fare a prendere una macchina che suma 10 kW e prendere un vero il processo va a gas metano perché si fa avendo già fatto un lobbio l'anno scorso un'ultimissima cosa che visto che prima riesce a salvare così arriva a casa il dottor Venturi diceva la questione del doppio finanziamento. Allora in realtà la 5.0 come la 4.0 è cumulabile con tutto, ok? Bisogna però verificare nel momento in cui voi andate a presentare un altro bando se quest'altro bando, quest'altro contributo, quest'altro finanziamento è cumulabile con la 5.0, è l'inverso. Per cui su questa cosa qua siamo attenti perché ci sono alcune normative che dicono che alcuni contributi non sono cumulabili neanche con i crediti di imposta e quindi con gli incentivi fiscali previsti dalla normativa 4.0 e quindi ci sarà presumibilmente anche la 5. Per cui attenzione ad andare a inserire gli stessi investimenti in un altro bando, prima verifichiamo l'altro bando. Accumulabilità della 5.0 è su tutto, ma dobbiamo verificare la sua mano, se è accumulabile con la 5.0, cioè esattamente l'inverso. Io andrei in chiusura e sempre ricordandovi che tutta la registrazione di oggi è disponibile, che noi ci siamo sempre anche nei giorni successivi, nei mesi successivi, dovesse venire
qualche esigenza di chiarimento, ci siamo come associazioni, ovviamente come Nexab oggi qua rappresentiamo tutte, quasi tutto il grosso delle associazioni del territorio, ma poi io banalmente sono di Confindustria Brescia, ci sono i colleghi di Confabia, Sortigiani, Confartigianati, Confcooperative, eccetera, eccetera. Però in Exab c'è, già in prima linea di massimo, ho dato i riferimenti. Vorrei innanzitutto ringraziare i nostri ospiti che hanno saputo dare quello che noi intendavamo un evento concreto, pratico, per parlarsi nel modo più diretto possibile. Quindi ringrazio Federico innanzitutto, ringrazio Pier Federico, Silvia, Alessandro, il dottor Franco Canna, che assolutamente è stato con noi fino alla fine, davvero ringrazio, un contributo importante. Ringrazio il CSMT per l'ospitalità e ringrazio ovviamente tutti voi che siete rimasti fino alla fine con noi. Grazie mille. Grazie.